ci andiamo via. Se dobbiamo dire la verità, è stato proprio Mattoli che ci ha dato il battesimo, perché noi andammo a trovare Modugno che girava alla Farnesina, che ci aveva mandati a chiamare, e quindi io dissi... Era un intenditore, basta, era un intenditore. Ora Modugno era un intenditore, uno che ci capiva, ecco perché. Mica ha scoperto solo noi Mattoli, noi siamo stati gli ultimi, da Fabrizi, Totò, Macario, tutti... A Franchi Ingrassia, questo diamo. È perché io che stavo. Diamo me, dai a Cesare qualche dice. Però voi avete fatto anche, già stavate insieme come teatro, no? Noi come teatro sì. Come teatro sì. Parla. Ma io dico le cose importanti, non dico le cose di te. Sta. Dico... Tu hai l'abitudine sempre di interrompere quando uno parla. Ma teatro nel senso di. No, scusami, Mario. Io vorrei avvisare all'onorevole Altissimo che io non guardo i suoi pantaloni, eh? Ecco. Facevate teatro insieme? Da quanti anni quando Mattoli vi ha fatto fare il cinema? Già facevate teatro voi? Sono... Sì. 29. Ormai 29 anni sono. Eh? 29 anni. No, adesso. Quando Mattoli vi ha fatto fare il primo 29 film? Anni fa. Ah, 29. E voi da quanto già lavoravate insieme? Ancora da prima. 5 anni. Noi da sempre abbiamo lavorato insieme. Da sempre. Ti ha scoperto Ciccio? Eh sì, mentre dormivo, mi ha detto alza. L'hai scoperto te a lui? No, no, ci siamo scoperti insieme. Ma poi mentre dormivo... Io ti scopo, vuol dire c'era una coperta addosso. Ma quando l'hai conosciuta la coperta tu? Quando? Dillo allora. Sì, invece tu dormivi nel cassetto. Ma io non l'ho detto, mi ha scoperto. C'avevi il maggiordomo. Io non l'ho detto, mi ha scoperto. Ecco. Tu invece mi ha detto alzati. Vuol dire che aveva una coperta addosso. Chi aveva addosso? Che c'aveva? Avevo te addosso. Avevo tuo cugino. No, la verità è che addosso, se stesso, non potete fare a meno cugino, che era grasso. Non potete fare a meno l'uno dell'altro, ma non vi sopportate più. No, ci siamo sempre. Come quello che metti il pepe e poi... Chi? Tu, e chi? Io. Chi? E lei, no. Signor Costanzo. No. Io ho sempre detto, lo ripeto per l'ennesima volta, sono le ultime vere maschere italiane. Quindi celebriamoli da vivi, perché l'Italia arriva sempre dopo. Però vorrei dirti che, Ciccio, se non scherziamo tra di noi creando questa situazione così simpatica, se noi ci rispettassimo, è come quando uno parla della donna, che dice brava quella donna e poi non se ne parla più. Per parlare della donna bisogna parlarne sempre male, sempre, così se ne parla continuamente. Questo, l'hai capito questo o no? Ma scusate, però una cosa bisognerebbe dirla a un certo momento, no? Ecco, io non ne posso più, so anni che devo fare. Voglio dire, qual è la cosa, diciamo, dai. Io ho fatto una volta una trasmissione quando si sono riuniti, perché si erano separati. E andavano sbattendo la testa contro gli spigoli di tutte le parti. Allora abbiamo fatto una trasmissione di noi, perché era una follia stare separati, perché, ripeto, lui era andato sull'albero. Gli avevo detto una cosa a lui. Ciccio, cosa non sopporti in Franco? Perché è una cosa che Dio non faccia. Tutto. Franco, te? Io invece accetto tutto da Ciccio. Ho sempre accettato tutto, altrimenti non saremmo qui. Gli vuoi bene? Certo. Allora è come dire che uno sopporta tutto e l'altro accetta tutto. E quindi positivo e negativo, vedi? Messi insieme, è una cosa logica. Messi insieme, vedi? Ci sopportiamo. Ecco. Ma tu che fai di città? Ma potresti fare a meno di lui? Dillo. Su? Potresti. Ne!
Di la verità, Ciccio, potete veramente... Beh, ormai che vuoi, ormai sarebbe il colmo, che vuoi. Ormai no, purtroppo. Ma mica deve essere una rassegnazione, deve essere una scelta. Ciccio, deve essere una scelta. Io farei a meno di lui, se però... Qua. No, autorevole, no. Qua. Non puoi fare a meno di lui, ma lo devi ammettere. Tu lo devi ammettere, come lui, ammettilo. Certo, io l'ammetto, non ho... Perché devo dire? Ecco, dillo. Per me Ciccio fa parte della mia vita, è un organo indispensabile. Sei un organo. Tu sei un organo. Sono un organo indispensabile. No, non bisogna carire, scusate. Vabbè. È così, parlo vabbè, di notte, che donna... della... No, scusa, no, perdono. Di che non puoi fare a meno, perché questa è la verità. No, ma l'organo che piano, non ti preoccupare, dillo. Rispondi alla domanda. C'ha ragione, allora io... Qual è la domanda? Che di che non puoi fare a meno di Franco. Non posso fare a meno di Franco. Ciccio De Baci. Mamma.